Riconoscere il valore degli avversari, una sconfitta che è arrivata, e una vittoria che il Sassuolo merita. Assolutamente. Penso che il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo fatto 20-25 minuti di buon calcio, però poi sono venuti fuori loro, hanno fatto un secondo tempo forte, di qualità, tecnica, e va riconosciuto il loro valore. Penso che il risultato sia stato giusto alla fine. Si sapeva alla vigilia che era una gara non facile, un Sassuolo ben messo in campo, una ripresa dove tatticamente la squadra di Piovani ha neutralizzato il centrocampo del Pomigliano, impedendo poi di costruire e di lanciare a rete gli attaccanti. Sì, allora, il primo tempo abbiamo avuto le 4-5 occasioni nostre. Noi sappiamo bene quando giochiamo contro queste squadre, se non fai gol, poi rischi sempre di subire, perché loro hanno una grande qualità. L'abbiamo fatta, abbiamo creato opportunità e non siamo riusciti a concretizzarle, un po' come ci sta succedendo nell'ultimo periodo. Però poi loro, soprattutto con i cambi, no, sono entrate per il Sassuolo forze fresche che ci hanno molto impensierito, anche se alla fine è stato sempre l'episodio che ha deciso, perché noi abbiamo sbagliato un gol con Martinez, loro con la stessa palla, cross di Gleland, gol di Sabatino, e una volta che si è sbloccato il risultato poi va di inerzia. Ora si va alla seconda fase, si aspetta il varo del calendario martedì, chance immutate per questo Pomigliano che fino alla fine cercherà di giungere a una salvezza. Ma io penso di sì, siamo in regola con il nostro obiettivo. Dispiace per questi 3 punti persi, dispiace perché il Sassuolo ci ha superato in classifica, però penso che non dobbiamo mollare niente, dobbiamo essere convinti della nostra forza, dobbiamo migliorare soprattutto sotto rete, dove non abbiamo ogni partita 6-7 occasioni gol e non riusciamo a fare gol, quindi bisogna lavorare. Abbiamo queste 2 settimane per lavorare e presentarci bene a questi play-out per cercare di dire la nostra.